perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vi chiederete forse perché ho le cuffie quest'oggi? E la risposta è molto semplice: perché oggi andremo a fare qualcosa legato alle team dei Pokémon. Ma che cosa in particolare? Qualche giorno fa nei commenti mi avete fatto notare come se prodotta la musica dell'ultra agglomerato al contrario sarebbe risultata fuori la musica appartenente alla città di Awoli. Avevo intenzione inizialmente di fare una reaction a ciò, ma poi mi sono reso conto che sarebbe stata una reaction falsa, in quanto comunque già mi avevate detto quello che sarebbe successo. Ma ho pensato, perché non farlo con altre team Pokémon? E quindi mi è venuto in mente questo format qua, ragazzi. Ora, se questo video vi piacerà e se volete vedere altre canzoni prodotte al contrario, se volete vedere la reazione che porterò ad altre canzoni prodotte al contrario, vi invito a lasciare un bel mi piace e se raggiungiamo 300 like porterò un secondo episodio. Quest'oggi, tenendo fede al nome del canale, siamo qua con la reaction alle canzoni più creepy fra virgolette del mondo Pokémon. In particolare ragazzi abbiamo la team della Strange House di Pokémon Nero 2 e Bianco 2, la team della Stanza DN sempre in Pokémon Nero 2 e Bianco 2 e poi la regina del creepy per eccellenza, la Vandertown remixata al contrario. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace e rispondete al sondaggio per vedere come proseguire questa serie. Detto ciò ragazzi, direi di iniziare subitissimo. Quindi ragazzi, eccoci qua sul nostro programma, ossia Audacity. Adesso andiamo a prendere il nostro file, gli mettiamo l'effetto del contrario e vedremo che diavolo succederà. Iniziamo ragazzi con la Stanza DN. Stanza DN ragazzi, che è una delle team più importanti del gioco, ma anche una delle più inquietanti sicuramente. E al contrario io non oso immaginare come stracavolo potrebbe venire fuori. Tra l'altro ragazzi, questi programmi sono programmi che ho imparato a utilizzare solo adesso e quindi sono contentissimo di poter portare nuovi contenuti sfruttando tutte le loro potenzialità. Rovescia e ragazzi, in 3, 2, 1... Wow. Penso che sia decisamente più inquietante al contrario. È fantastico, mi piace un botto. Wow. Sembra molto tipo alieni, una roba del genere, tipo rapimento alieno, tipo History Channel, tutte queste cose qua. Madonna, è bellissima. La canzone originale comunque è inquietantissima, ma sta versione remixata mi spezza, è bellissima. Mi piace un casino. Tipo fa molto ultramondo storto. Cioè allora non è un caso che la canzone dell'ultramondo di Guzzlord fosse così strana. Cioè è proprio una canzone Pokémon al contrario. Wow figo. Beh, Madonna mi triggera tantissimo, è bellissima sta cosa. Poi con tutte queste questi raggiungimenti di note lenti proprio. Wow, ok, stoppala che mi sta partendo un orecchio però adesso. Ovviamente ragazzi non le guarderemo tutte perché altrimenti non finiremmo più e moriremmo giovani. Comunque questa ragazzi era la Stanza DN al contrario. Fatemi sapere ovviamente nei commenti quali tra le tre canzoni è quella che avete preferito. E direi ragazzi di passare subito e possibilmente in fretta con la seconda canzone. Io sono stupido perché ce l'avevo già lì e sono uscito. Ok, perfetto, eccoci qua. Strange House, ragazzi. Anche questa, ragazzi, molto bella. Quasi più una cozzaglia di rumori storti che una canzone. Ma adesso andremo a vedere di che cosa si tratta. Anche qui, in 3, 2, 1. Ok, perfetto. Cos'è sta roba? Però questi qua sono solo rumori, perché all'inizio è piena di rumori questa zona e non c'è musica praticamente. Dovrebbe iniziare adesso. Oddio, ci assomiglia parecchio. Anche qui è stra inquietante.
C'è un paio di tipo versi in alcuni punti che sono veramente allucinanti. Proprio sono versi proprio, cioè sono wow. È bellissima sta cosa che sto facendo, raga, mi sta piacendo un casino. Wow. Ascoltare le team al contrario c'ha proprio il suo fascino comunque. Essendo tutto il tempo uguale, comunque io verso un minuto le stoppo tutte, ma senti qua com'è. C'ha tutti questi suoni di sottofondo che sono dati dal reverse, che sono veramente stra inquietanti, probabilmente più che la canzone stessa. Mamma mia, che cosa allucinante, eh. Tra l'altro questa qua è la versione un po' più ridotta, quindi dovrebbe finire subito. Wow, tra l'altro la melodia è molto simile, come dicevo prima. Quindi, cioè, non è che abbia avuto tanto effetto sto reverse, però dà quel tocco in più di inquietante che... Sono davvero curioso di vedere se anche le canzoni che riteniamo normali riuscirebbero a essere non inquietanti, cioè riuscirebbero a diventare inquietanti come sono. Comunque direi di stoppare, ragazzi. Anche questa l'abbiamo sentita e wow, diciamo che non perdono assolutamente il loro fattore caratterizzante, ossia l'inquietante. Adesso andremo a vedere Lavender Town. Ragazzi, esiste già su YouTube. Io non l'ho mai ascoltata nella versione diciamo reverse. L'ho solo vista in giro, ho controllato che ci fosse, ma non l'ho mai aperta. Non so che cosa potrebbe venire fuori. Non esiste la sindrome di Lavandonia, quindi non chiudete sto video. Iniziamo. Ehi, ciao, sono il creepy del futuro. Allora, la sindrome di Lavandonia no, non esiste. Come puoi vedere sono ancora vivo. Però obiettivamente la canzone è un pochino fastidiosa, quindi magari abbassate leggermente il volume, soprattutto all'inizio che parte altissimo. Un consiglio che vi do se non volete comunque farvi esplodere le orecchie, o come minimo ascoltatelo non in cuffia, perché è un pochino fastidiosa. Detto ciò, io vi lascio al video. So che vi ho rotto i coglioni. Beh, bella, vado. Ciao. Oh, oddio, che sto rumore! Minchia, sei fastidiosa sta cosa! No, basta, Dio! Dio, piano! Piano, 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 basta! Ah, che brutta cosa! A parte che è... Questa qua ha una melodia meno inquietante, paradossalmente, però c'ha delle interferenze davvero fastidiose! Mamma mia! Mamma mia! Tanta roba però. Cioè questi rumori di sottofondo non c'erano nella versione originale, sono sicuro al 100%. Sono dati dal reverse. Wow. Wow wow. Che roba, raga. Mi piace un sacco sta cosa. Mi piace un casino. Vediamo adesso, aspettate. Sentite che la canzone ha una melodia in sé, in questo punto qua, molto più tranquillo quasi. Cioè la ricorda, la riconosceresti. Il lato è questo, cioè non, di certo è Lavandonia, però è proprio, cioè, c'è proprio dei rumori strani. Mi piace un casino sta cosa. Mamma mia. Wow. Wow. Questa sì che è fastidiosa. Non come l'originale non è fastidiosa, raga. Questa sì. Questa dà proprio fastidio. Ah, le orecchie. Mamma mia. Oh, 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 che è? Wow. Wow, 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 wow. Ok. Sono rimasto male, raga. Mamma mia. Che potenza, cazzo. Ok ragazzi, eccoci qua, abbiamo finito di vedere le nostre canzoni reverse, in reverse, comunque rovesciate. Fatemi sapere nei commenti, tra le tre che abbiamo ascoltato, qual è quella che vi ha più inquietato, che vi è più piaciuta in generale. E fatemi sapere anche come proseguire questo format, nel senso, volete che io porti più canzoni ad episodio, volete delle canzoni particolari. Insomma, fatemi sapere qui sotto con un commento i vostri desideri e la vostra wishlist per questo format. E comunque in generale fatemi sapere se il format per l'appunto vi piace. Se è così vi invito a lasciare un mi piace. Se raggiungiamo 300 mi piace, subitissimo arriverà un nuovissimo video riguardo alle canzoni al rovescio. Quindi mi raccomando, il mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle mie condizioni dopo aver ascoltato sta merda. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.